Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Matteo Cosci, insegno storia della filosofia a Ca' Foscari e qui con me oggi c'è Gaia e Vita, due testimonial d'eccezione per il corso di studi che vi presenterò. Parleremo del corso di Philosophy, International Studies and Economics, in breve il PISE, come noi ormai abitualmente lo chiamiamo. Il PISE è un corso caratterizzato da una natura estremamente multidisciplinare e da un carattere internazionale forte. Queste sono le due caratteristiche che voglio subito mettere in chiaro. Nasce a Ca' Foscari qualche anno fa, viene istituito a Ca' Foscari sul modello del corso di Philosophy, Economics and Politics and Economics dell'Università di Oxford, un corso di successo che noi abbiamo implementato e, per così dire, arricchito ulteriormente nell'offerta didattica. L'idea di questo corso è quella di unire appunto il sapere filosofico tradizionale alle sfide del presente per come studiate da materie appunto come le scienze politiche, le scienze filosofiche, ma anche direi con un buon approfondimento storico e qualcosa di diritto. Questo è un po' diciamo il contenuto disciplinare del corso che noi offriamo. Ma il cuore pulsante di questo corso è sicuramente costituito dal corpo docente, un corpo internazionale, così come dal corpo studentesco, altrettanto internazionale. Chi di voi avrà il piacere di insomma, immatricolarsi in questo corso di studio molto facilmente troverà compagni di nazionalità diverse. L'insegnamento è erogato in lingua inglese. Ma questo, lo dico subito, non deve essere un deterrente, bensì un'opportunità, perché questo non è un corso di lingua, è un corso dove si imparano le materie in inglese. C'è un requisito minimo d'accesso, un livello B2 che viene richiesto, così come c'è un numero programmato. Ma il PISE è un corso inclusivo soprattutto per gli interessi che gli studenti possono manifestare e approfondire. Il nostro piano di studio è un piano di studio che nel complesso è organico e parte con insegnamenti, diciamo, di base che sono obbligatori e poi nel secondo e nel terzo anno offre più la possibilità di una maggior scelta agli studenti, sempre appunto tra le discipline filosofiche, sociologiche, economiche, storiche e politiche. Da quest'anno poi noi stiamo modificando un po' l'offerta didattica anche con nuovi corsi di diritto internazionale o per esempio appunto il corso di filosofia moderna e contemporanea che mi vede coinvolto in prima persona. Al di là delle lezioni in aula offriamo conferenze, workshops durante l'anno, abbiamo collaborazioni con la Venice International University dove è possibile seguire dei corsi, svolgere lezioni insieme alla Venice Diplomatic Society e soprattutto voglio qui ricordare le nostre PISE Lectures che sono una rassegna di incontri una volta l'anno nei quali invitiamo degli esperti a parlare in modo multidisciplinare e interculturale di quelle che sono le sfide del presente globale di oggi. Ricordo le opportunità Erasmus che noi del PISE offriamo. Abbiamo molteplici sedi con cui abbiamo operato degli accordi e molte di queste hanno la priorità PISE, dunque i nostri studenti hanno una sorta di prelazione per decidere dove andare a svolgere il loro periodo Erasmus, un'esperienza che noi fortemente caldeggiamo. Oltre agli scambi overseas e oltre alla possibilità per chi lo desiderasse di ottenere un doppio titolo di studio, il double degree, in congiunzione con la nostra università partner che è l'Università di Groningen nei Paesi Bassi, facendo 2 anni qui a Ca' Foscari e 2 anni a Venezia. Gli sbocchi professionali sono molteplici, sia nel settore pubblico che nel settore privato, ma la maggior parte dei nostri studenti, devo essere sincero, dato proprio il carattere culturale di questo corso di studio, decide di proseguire negli studi, negli approfondimenti e specializzarsi in una delle molteplici materie che ha potuto assaggiare e sperimentare nel corso del triennio. Qui a Ca' Foscari offriamo ben 7 diversi corsi di studio dove poter poi proseguire il percorso magistrale, così come prepariamo altrettanto gli studenti per poter proseguire eventualmente la propria carriera all'estero.
Io mi fermerei qui prima di lasciare la parola alle nostre testimonial. Vi ricordo che io e i miei colleghi, l'ufficio orientamento, siamo assolutamente disponibili per discutere ulteriormente con voi, rispondere alle vostre domande, magari già oggi se ci sarà tempo. E qualsiasi sarà la vostra scelta, vi auguro che sia per il meglio, perché sia per la vostra piena formazione verso il futuro. Grazie. Okay. Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Gaia, sono molto felice di essere qui a condividere la mia esperienza a Capo Foscarina. Sono una studentessa al terzo anno, quindi diciamo addirittura d'arrivo, e ormai 3 anni fa mi apprestavo come voi insomma a decidere quale percorso di laurea intraprendere, ed erano tantissime le domande che mi ponevo: cosa fare, come, perché, dove. E quindi ricordo che leggevo tantissimi quotidiani e giornali internazionali, lo Spiegel, The Economist, Le Monde. Pertanto guardavo alla realtà, però cercando di non utilizzare una prospettiva solamente locale, ma cercando di andare sempre oltre. E quindi poi, cercando tra diversi siti web, quando sono riuscita a trovare un corso che riuscisse a coniugare multidisciplinarietà, di cui parlava il prof. Cosci, internazionalità e possibilità di andare all'estero, mi sono detta ok, questo è il corso davvero che fa per me. E quindi dopo 3 anni non posso che essere soddisfatta del corso di laurea che sto seguendo, del PISE, proprio perché ti dà la possibilità di spaziare, di studiare teorie sociologiche, così come filosofia politica con il prof. Azzolini, se avete seguito anche il corso di filosofia prima, macroeconomia, microeconomia, così che quando si guarda e si cerca di analizzare le sfide globali non si è intrappolati in un'unica prospettiva. Inoltre, un grande plus, si citava prima, sono le mete PISE, priority PISE dell'Erasmus. Io in particolar modo durante lo scorso anno accademico ero a Tubinga per 10 mesi, dove ho potuto frequentare dei corsi che ovviamente Ca' Foscari non offre, perché ogni università ha delle specificità, e ovviamente di vivere in un ambiente totalmente internazionale, di essere circondata da persone appartenenti a background completamente diversi, anche se ovviamente già il PISE, essendo un corso internazionale, vi dà la possibilità di confrontarvi quotidianamente con persone provenienti da ogni parte del globo. Inoltre, per concludere qui questa mia piccola presentazione, non abbiate paura di un corso così interdisciplinare, perché questo poi vi potrà dare l'opportunità durante la vostra magistrale di incanalare, insomma, di riuscire ad approfondire meglio le vostre passioni. In particolar modo io in magistrale andrò a studiare public policy. Quindi non mi resta che fare l'in bocca al lupo a tutti voi, specialmente immagino coloro che dovranno affrontare a breve la maturità. E passo la parola alla mia amica e collega Vita, e grazie a tutti. Buongiorno a tutte e a tutti, anche per me è un piacere essere qui. E sono Vita, studentessa PISE terzo anno. E colgo la palla al balzo della mia amica e collega Gaia per parlare un po' del lato più umano, relazionale del PISE, perché cioè la comunità studentesca del PISE è una comunità molto affiatata, molto solidale, molto unita, e questo è permesso dal fatto che il percorso comune di studi è cospicuo, è ampio, e quindi ciò porta inevitabilmente a passare molto tempo insieme per confrontarsi, per studiare banalmente, e quindi questo è sicuramente un valore aggiunto. In più, proprio per il suo carattere multidisciplinare, appunto la popolazione del PISE è una popolazione molto eterogenea, e quindi questo ti permette di interfacciarti sì con persone che hanno prospettive diverse dalle tue, ma anche di crearti un po' la tua nicchia, il tuo gruppo che è affine a te, ai tuoi valori, al tuo sentire, alle tue prospettive.
Però questo appunto c'è anche l'altra faccia della medaglia, ovvero il fatto di essere internazionale come corso permette appunto di interfacciarsi anche con altro da sé e quindi avere prospettive nuove, punti di vista differenti e questo è sicuramente un valore aggiunto. Appunto il nostro corso è un corso internazionale e questo è permesso appunto dalla lingua inglese con cui viene erogato appunto il corso. Certo, studiare in inglese ha i suoi pro e i suoi contro, però si può dire che alla nostra età abbiamo una completa padronanza di una lingua che non è la nostra e che è la lingua veicolare e che è una lingua scientifica, quindi è sicuramente un valore aggiunto questo. Volevo concludere menzionando un po' anche il clima che si respira con i professori e i docenti e le professoresse. E quindi volevo dire semplicemente che si respira un clima di apertura, di dialogo, di ricettività che non è assolutamente scontato e questo ha permesso di far evolvere anche il corso di laurea negli anni, di modificarlo, di metterci mano direttamente e costruire un percorso che sia congeniale, che risponda alle necessità degli studenti e delle studentesse, quindi questo è un punto in più, ecco. E, niente, io vi ringrazio per averci ascoltato, io e Gaia saremo disponibili fuori se dovessero esserci ulteriori domande dopo questo tempo, non so se forse adesso... c'è qualche minuto, ecco, se c'è qualche domanda noi siamo disponibili a rispondere e grazie. Grazie. C'è un microfono da... Ok. C'è una mano alzata lì. Terza fila. Buongiorno. 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 Io avevo una domanda per quanto riguardava l'esame d'accesso al corso, che ho visto che ci sarà una sessione sia primaverile sia estiva. E volevo chiedere un pochino alle studentesse come fosse questo esame d'accesso, se fosse tanto complicato e inoltre se avendo già un certificato C1 d'inglese si avesse un vantaggio rispetto agli altri. Okay. Grazie. Faccio io? Okay. Allora, per quanto riguarda il test d'accesso, non so se sia uguale rispetto a 3 anni fa, ma credo di sì. Noi l'abbiamo fatto, noi eravamo durante il Covid, quindi immaginate, eravamo tutti sigillati in casa, però immagino sempre da computer. Allora, io se ti posso dare un consiglio personale, basta insomma leggere un po' di articoli, come citavo prima, da un po' di riviste, quotidiani internazionali, quel linguaggio va più che bene. E allenarsi magari sul tempo, quello fa un po' la differenza. Poi sulle domande di cultura generale, anche lì, secondo me fare alfa test vari di cultura generale non è necessario. Basta essere informati su cosa accade, studiare bene storia e tutto ciò che curricolarmente penso già faccia da scuola. E per quanto riguarda il C1, no. Nel senso che anch'io avevo un C1 3 anni fa, comunque il test va fatto. Non avete una priorità su quelli che magari hanno il B2, quindi quello no. Né un esonero da vari esami, no. Perché, ripeto, non è un corso di inglese, ma è un corso in lingua inglese. Di nulla. Se ci sono... Ecco, c'è un altro... Buongiorno a tutti, tanto grazie per la presentazione e volevo chiedere in merito alla sede del corso, se ho visto sul sito, comunque sulla presentazione, che sarà qua a Venezia, però okay. Volevo chiedere qualche delucidazione sulle sedi. Grazie.
Allora, noi del Pise siamo un po' itineranti, però perché ci piace andare un po' in giro, esplorare la città anche, quindi va benissimo così. Noi come Pise non abbiamo una sede fissa, proprio perché essendo un corso multidisciplinare ci muoviamo in base al corso specifico che stiamo seguendo, che dobbiamo seguire. Però sì, è tutto in isola, tendenzialmente la zona è quella di Dorsoduro, però oppure San Giobbe, che è il campus economico. Però insomma, poi per le aule, per gli spazi e tutto, si è sempre cercato di trovare spazi adeguati per permettere a tutti e a tutte di avere un posto a sedere, con prese, con wifi, quindi insomma, non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, grazie. Posso magari aggiungere che il corso afferisce al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, che è la sede, diciamo, istituzionale, e aggiungo anche che Ca' Foscari si sta impegnando attivamente per una politica di ampliamento degli spazi a disposizione degli studenti, dei docenti, quindi nel giro di relativamente poco tempo il nostro auspicio è appunto quello di avere degli spazi quanto più dedicati possibile. Prego. C'è forse è anche lì. Lì? Sì, io lì. Là. Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere, la componente filosofica e la componente economica, quanto, non dico si influenzano, ma quanto gravano l'una sull'altra? Nel senso, è più orientato verso la filosofia, verso l'economia, è un mix 50-50? Rispondo io. Allora, il corso formalmente a livello ministeriale, diciamo così, è inquadrato come un corso di filosofia. Voi quindi, laureandovi col Pise, vi laureate in filosofia, ma io direi anche in filosofia, nel senso che filosofia è il corso che ci permette di includere quante più materie possibili nel piano didattico, di formare questa offerta formativa che risponda alle numerose esigenze della natura stessa del nostro corso. Io direi che non c'è una preponderanza di una materia rispetto all'altra. Noi cerchiamo di offrire un'offerta equilibrata rispetto a tutte le sfaccettature disciplinari che costituiscono questo percorso di studi. Ci sono esami di filosofia, ci sono esami di economia. Non direi che c'è un disequilibrio, ecco, da questo punto di vista. Se posso aggiungere giusto qualcosa, poi voi nel vostro piano di studi avete 12 CFU liberi, sì. Quindi ciò significa che potete scegliere le materie, insomma, che volete approfondire, così poi alla fine dei 3 anni, quindi al compimento dei 180 CFU, riuscite a modellare molto il vostro piano di studi, specialmente anche poi se andate all'estero, in base alle specificità del vostro accordo e delle materie che volete seguire e di cui volete sostenere gli esami, diciamo che poi alla fine riuscite a creare voi il vostro piano di studi, ovviamente per quanto possibile. Sì. Volevo specificare una cosa, cioè la cosa interessante, l'aspetto interessante è che si può accedere anche a corsi non propri del dipartimento a cui si è iscritti. Esatto, quindi è interessante perché al di là del Pise, Ca' Foscari offre una vastità di corsi molto interessanti, di conseguenza se si vuole anche esplorarsi in altro è possibile farlo, proprio anche non solo con questi 12 crediti che si hanno, ma anche facendo esami in più banalmente, se si vuole. Sì. Prego. E forse c'era... C'è forse? C'era prima il ragazzo. Ok. C'era il ragazzo lì che non... Forse. E poi... Comunque dopo, appunto, ripeto, io e Gaia saremo lì fuori, esatto. Non so se il professore... Sì, però... sì, volentieri. Buongiorno. Volevo chiedere, per quanto riguarda invece l'ambito lavorativo, qualora non si volesse andare a una magistrale, quali sono le opportunità che il Pise offre? Sì, allora gli sbocchi lavorativi sono
eterogenei come eterogenea è l'offerta. Dicevo, sia nel settore pubblico sia nel settore privato. Nel settore pubblico alcuni sbocchi tradizionali possono essere quelli di lavorare per esempio come economic consultant o consulente appunto economico in istituzioni governative o paragovernative, oppure anche lavorare nel settore del welfare, del policy making, sia appunto in aziende, in multinazionali, oppure anche in istituzioni europee, per esempio. Aggiungo a questo proposito che il mercato del lavoro è un mercato in continua evoluzione, diciamo così. Il PISE, a mio avviso, offre una preparazione che è in grado di seguire questi cambiamenti, di predisporci a metterci nelle migliori condizioni per poter applicare per posizioni lavorative quanto più dinamiche e in cambiamento. C'era, se non sbaglio. Sì, forse un'ultimissima breve domanda. Esatto. Cioè, prego. In prima fila. Ultimissima e brevissima. Sì. Buongiorno. Allora, io volevo chiedere come funziona il double joint degree, nel senso bisogna direttamente pensare dall'inizio del corso e si può andare a fare i 2 anni a Groningen o come funziona? Ok, allora no, non bisogna pensare già adesso se fare la double. Durante il primo anno sarà inviato un bando a cui dovete, cioè chi vuole può iscriversi, e da lì ci sono un tot di posti e quindi si dovranno, come si diceva prima, frequentare i primi 2 anni qui e poi terzo e quarto anno lì a Groningen, perché tendenzialmente in Olanda la triennale dura 4 anni, questo è il motivo, dei 4 e non dei 3. Penso ci siamo. Grazie per l'attenzione e buona giornata.